Salve a tutti, in questi giorni che sta per finire l'estate ancora i torturatori ufficiali medici di Roma effettuano ancora gli esperimenti per la mappatura cerebrale attraverso l'elettroencefalografo satellitare e utilizzano ancora il fonoencefalografo satellitare per minacciarmi in continuazione per mettermi lavaggi del cervello e frequenze del dialogo indotto a manipolazione cerebrale, oltre a utilizzare in questi ultimi giorni la frequenza del sonnambulismo che mi crea la perdita della memoria in tre secondi e mi crea uno stato di eh, incapacità di intendere e di volere attraverso il controllo della mente a distanza delle frequenze dirette all'interno del cervello che creano dei danni devastanti. Relativi alle manipolazioni indotte attraverso le altre tecnologie. In questi ultimi giorni io non riuscivo a capire perché queste persone stavano incominciando ad attaccare le determinate frequenze. Ma guarda caso, questi sperimentatori e alcune società in Italia hanno incominciato a progettare tecnologie a darmi a frequenza diretta. Ma guardate che strano, e la cosa strana è che per sperimentare su cavi umane delle frequenze del genere hanno bisogno dei collaudatori. E I collaudatori costerebbero tanti soldi, ad essere sottoposti a torture permanenti per anni e anni o a sollecitazioni di frequenze sul corpo per anni e anni, e quindi qualcuno si potrebbe inventare delle false indagini e far credere che sono in realtà. Dei sistemi innovativi per intercettazioni e per tracciature satellitari, ma che in realtà sono esperimenti per il controllo della mente a distanza e con l'auto su cavie umane sperimentazioni di tecnologie per la manipolazione cerebrale con armi ad energie diretta all'interno del cervello, utilizzando un sistema di analisi a mappatura cerebrale che cambia, dopo effettuata la mappatura all'interno del cervello, che cambia le frequenze dei centri nervosi, e le frequenze delle deduzioni cerebrali, le frequenze del ragionamento, e le frequenze della volontà e le frequenze del desiderio per aumentare le gravi patologie fisiche e psicologiche e lasciare le persone in crisi depressiva, in dipendenza schizofrenica e in allucinazioni e persecuzione, il quale i parenti delle persone che vengono sottoposte con questi eh, sistemi di trattamento disumano e sperimentazioni del controllamento a distanza credono o, o, o pensano che i loro figli, i loro parenti, sono diventati pazzi e quindi se succede qualcosa di... Eh, una disgrazia un incidente grave diranno già una giustificazione plausibile era pazzo era schizofrenico diceva strane cose e allora sai è morto perché aveva tanti problemi psicologici si è suicidato queste cose qua io invece le denunce che io faccio specificano sono tecnici che stanno all'interno dei laboratori appartamenti fantasma mi puntano un satellite in trigonometria che sta a nord e usano la tracciatura eh, GPS. Satellitare che serve per la localizzazione in tempo reale del mio corpo che viene rivisualizzato nelle macchine dei corrotti e viene visualizzato nei laboratori dei corrotti dove devono effettuare le analisi in tempo reale attraverso scansioni scanner e rimettere le frequenze in natura riamplificate ai disturbi cerebrali che loro vogliono ricreare sul mio corpo creando dei danni. Amplificati di tutte le patologie che vengono riprese, sia in natura che dentro gli ospedali, e rimettere tutte le patologie sul nostro corpo, facendo credere che sono patologie naturali, ma ho, ho sentito perfettamente che loro effettuano. Questi eh, sistemi di scansioni ricreano la mappatura e poi rimettono nel cervello delle persone frequenze di mappature cerebrali di altre persone e le persone nel passare del tempo arrivano a una frequenza di pressione di stabilizzazione di manipolazione tale che viene scordinata una frequenza primaria del cervello e quindi la frequenza una volta scordinata le persone cascano in depressione. Dipendenza, gravi patologie, eh, allucinazioni audiovisive e eh, eh, persecuzioni in continuazione, schizofrenia, eccetera, eccetera, eccetera. Perdita della memoria temporanea e perdita della memoria totale e gravi... Ehm, Gravi perdita della resistenza fisiologica perché ovviamente rallentano il respiro e creano una sorta di blocco cardiaco. Ovviamente sono tutte frequenze, tutti i sistemi che creano la simulazione della patologia. Se ci volevano ammazzare con le altre tecnologie, da mocca eravamo morti perché ci avrebbero bloccato il cuore in un secondo e ci avrebbero bloccato i polmoni in un secondo e ci avrebbero creato dei gravi blocchi respiratori nella gola che non avremmo avuto il tempo di andare all'ospedale o di avvisare. Persone per venirci a salvare, che già saremmo morti oppure ci bloccherebbero il cervello e gli occhi mentre, st mentre stiamo in macchina o, ci blo o bloccherebbero il cervello e gli occhi a qualcuno che cammina sulle strade, sull'autostrada e ci verrebbero addosso, scacciandoci e tanto altro. Allora, questa tecnologia come funziona? Praticamente usano delle frequenze satellitari chiamate banda S e altri tipi di frequenze che vengono utilizzate attraverso la scansione dei radar, a cui vengono dotate eh, le opere delle bande specifiche a una copertura in azimut o a una copertura in gradi attraverso il singolo impulso del radar a scansione diretta satellitare. Il radar scansione diretta satellitare che cosa fa? Effettua attraverso una scansione georadar o attraverso una scansione eh, del perimetrale che deve essere scansionato attraverso le frequenze di localizzazione e di sovrapposizione del campo indotto. In poche parole il sistema dell'alta tecnologia funziona come se si crea un gioco. Viene effettuata una scansione planimetrica del luogo che deve essere scansionato e poi vengono effettuate le rilevazioni dei punti di calore attraverso telecamere termiche o attraverso sensori a scansione termici. Vengono effettuate delle scansioni a telecamere che rilevano i campi elettromagnetici e che rilevano le risonanze magnetiche ehm, di patologie geonaturali. Poi rilevano le scansioni delle frequenze del Sole, le frequenze del campo elettromagnetico. Indotto e le frequenze del campo elettromagnetico amplificato e rilevano tutte le frequenze di luce perché le amplificazioni dirette relative al satellite, al collegamento di amplificazione sui punti di luce fanno sì che possono irradiare un'amplificazione diretta come un funzionamento classico della fibra ottica o di un laser che riamplifica il segnale. E usa un sistema di trasponder per riamplificare il segnale a distanze molto elevate. Diciamo che è una sorta di microfono laser puntato dal satellite all'interno del nostro cervello. E che invece di sentire il suono, viene il suono immesso nel nostro cervello. Ovviamente la scansione della frequenza di luce non può essere vista ad occhio nudo, ma potrebbe essere vista con telecamere ad alta risoluzione che scansiona i parametri a spettro luminoso o i parametri a spettro di frequenza fisiologica le famigerate frequenze che eh, sono corporee e extracorporee nel senso la frequenza dell'energia Corporea, la frequenza dell'energia fisiologica che viene emanata dal corpo, ma al momento della morte questa energia scompare. E io avevo sempre dubitato che il corpo umano aveva a contatto di queste patologie, di queste frequenze, di queste radiazioni una frequenza ionizzata, una frequenza ionizzante sul corpo in sovrapposizione, come se loro creano a questo collegamento cerebrale attraverso il sistema satellitare la seconda anima artificiale, un'anima che viene immessa all'interno del corpo come una radiazione di destabilizzazione delle frequenze fisiologiche che creano patologie gravissime. Una delle patologie molto gravi è la dipendenza o il desiderio, la schizofrenia la persecuzione e le allucinazioni audiovisive e le sensazioni che tutte le persone che ci circondano sono colpevoli di questo trattamento disumano e di questa sperimentazione che viene effettuata sul corpo attraverso la triconometria del puntamento satellitare il quale usa un tracciatore il tracciatore va a 300 km al secondo il tracciatore serve per puntare il nostro cervello durante la notte e far sì che la localizzazione dei tre satelliti spia puntino attraverso un anello di energia sul nostro corpo, il puntatore punta nel cervello dove i tre satelliti GPS devono localizzare la persona. E i tre satelliti coordinano in un punto cardinale il tracciatore che segue permanentemente il. I tre satelliti in modo che c'è una trigonometria satellitare che segue il tracciatore e il tracciatore segue la trigonometria satellitare, così hanno sempre la scansione del punto di localizzazione fisiologico e ci possono tenere in terapia intensiva. Ogni volta che loro vogliono, attraverso le manipolazioni indotte delle frequenze cerebrali, attraverso la tracciatura del punto di localizzazione che viene vista sui GPS, nelle macchine dei, dei corrotti e nelle macchine delle spie, e sia all'interno dei laboratori dove devono scansionare le nostre frequenze fisiologiche. È come se il nostro corpo, il nostro cervello, sta in terapia intensiva, in mappatura di elettro. Eh, Encefalografo digitale a scansione diretta, il quale mappano tutte le frequenze e le parti del corpo e poi rimettono queste frequenze, rimettono le parole, rimettono i dialoghi, rimettono i disturbi per ricreare la patologia che loro vogliono ricreare. In questi laboratori avevano detto che avevano 200 frequenze con 200 patologie su ogni postazione e che dovevano ricreare praticamente le. Patologie più, più semplici a partire dal raffreddore, a partire dal caldo, a partire dal freddo, stati febbrili, stati di dolore sui muscoli, <coughs> stati di perdita della vista, stati di appannamento, stati di eh, allucinazione, dolori all'interno dei condotti uditivi, dolori nei denti, dolori eh, polmonari, dolori cardiaci, dolori intercostali, eccetera, eccetera questa scansione di questo sistema che è una, un, un secondo sistema bellico eh, che può ricreare attraverso un'arma che utilizza sia le frequenze tesla che sia il sistema harp la tecnologia primaria è ricreare una scansione di un determinato luogo e vi faccio un esempio se io punto il satellite in Africa e faccio una scansione in tempo reale di tutte le frequenze relative in un'area ben prestabilita, chiamiamola aria cubica. E scansiono tutti i tipi di frequenze, tutti i tipi di alterazione di luce, tutti i tipi di alterazione raggi gamma, ultravioletti, infrarossi, microonde, eccetera, 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 eccetera. eccetera, eccetera. Che cosa ricreo? Una sorta di temperatura o una sorta di geostabilizzazione a scansione digitale, riprendo questa geoscansione eh, digitale e la rimetto sull'Italia o la rimetto su un appartamento. Tutte le frequenze che vengono scansionate li vengono ricreate dal sistema che rimette il caldo, il surriscaldamento, l'umidità, le frequenze a pressione all'interno del nostro appartamento. E questo si chiama scansione A perimetrale. Con tecnologia HARP a frequenze di luce a sistema Tesla. Arrivederci a tutti.